Lick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Usona a Barcaccio. Allora è ormai ufficiale, e Hashama e la Zuzi è il nuovo acquisto del Bologna, che già nella giornata di ieri è stato avvistato in quel di Bologna per le visite mediche, ed è quindi il vice scouten, il giocatore in mediana che il Bologna evidentemente stava andando a cercare. Gli è stato fatto firmare un contratto di 4 anni. Le cifre relative all'ingaggio ancora non sono conosciute, ma è conosciuto il cartellino che il Bologna ha dovuto pagare all'Union Saint-Gilloise, che è la società belga in cui militava il Zugador, 2 milioni di euro. 2 milioni di euro per portare l'olandese con doppio passaporto marocchino qua a Bologna, 22 anni, un giocatore che si legge sulla stampa aver convinto il Bologna grazie ad un girone di ritorno veramente interessante in quel del Belgio. Allora, io che sono un curiosone, perdonate la mia curiosità, sono andato a tirare giù dei numeri. Allora, dicono girone di ritorno, e a ben d'onda, anche perché nel girone di andata ha giocato in 17 partite e 64 minuti cumulati, ok? Il che vuol dire 12 minuti di media a partita. Ma ci hanno scritto girone di ritorno. Girone di ritorno dove ha giocato in due occasioni su 17 partite per 90 minuti, e solamente in quattro occasioni ha giocato più di 45 minuti. Quindi mi viene da pensare che solamente in quattro occasioni sia partito titolare. Ma nonostante questo, è bastato per convincere i dirigenti del Bologna a portare questo 22enne, che ripeto, perché sono i dati che lo dicono, non è che lo dico io perché sono uno stronzo, non era titolare nel club belga. Magari si sono sbagliati loro, si sono sbagliati tutte quelle compagini che sono di prima classe là in Belgio. Ho anche sentito qualcuno che mi ha detto: ma te non consideri il fatto che il Bologna ha prelevato un giocatore con cui l'Union Saint-Gilloise è arrivato lo scorso campionato secondo? Allora io mi chiedo, se andiamo a fare le proporzioni, come dire che il buon campionato che il Bologna ha fatto lo scorso anno è merito di De Silvestri, perché più o meno, anzi, minutaggio alla mano come partiti titolari, De Silvestri l'anno scorso ne ha fatte tre, mentre Hussam El Azizi si è fermato a due partite per 90 minuti. Quindi mi sembra un pochino folcloristico azzardare questo. Io temo, credo, ma ovviamente è un grosso secondo me, che il Bologna abbia guardato il mondiale in Africa Under 23, dove lo stesso Hussam El Azizi ha giocato con il Marocco e l'ha vinto il campionato, appunto, d'Africa Under 23, giocando la semifinale e la finale da titolare. Io temo molto che il Bologna si sia fermato a guardare il giocatore in questa competizione, competizioni che tra l'altro sappiamo, le Under 23, non essere giocate da giocatori che sono nel giro delle nazionali maggiori, che sono competizioni minori. Basti andare a vedere di solito chi gioca, appunto, quando ci sono per l'Italia Under 23 quei campionati che vengono fatti, non di certo i giocatori più di grido. Comunque restiamo pur fiduciosi, grande, vogliamo dire. Allora, anche qua, poi magari a luglio si scopre essere un acquisto della Madonna, e noi e io per primo incenserò il lavoro fatto dai nostri dirigenti. Però, ragazzi, perdonatemi, con tutta la buona volontà, poi quando si dovrà andare a fare la pagella del mercato, se gli acquisti sono sul calibro degli Hussam El Azizi, cioè un giocatore che in Belgio non ha giocato praticamente mai, e mi vengono anche a dire è stato selezionato per il buon campionato di ritorno che è stato fatto, diciamo la verità, porca di quella vacca: il Bologna ha mandato un osservatore a guardarsi il campionato d'Africa Under 23, si è segnato tale nome, costava poco, che poi anche qua costava poco, 2 milioni di euro per un giocatore con queste skill. Ragazzi, se facciamo la proporzione qua, se noi abbiamo pagato 2 milioni di euro per un giocatore che ha fatto queste skill di statistiche che vi ho appena elencato, allora un Josh Doig, che il Verona dopo tutto lo quota quanto? 7 milioni, 8 milioni? Con questa proporzione dovremmo pagarlo quantomeno 20 milioni di euro.
Ragazzi, oh, io sono critico, va bene? Io sono un pochino così, sulla carta non mi sconfinfera molto me questo acquisto. Abbiamo pagato più o meno la stessa cifra Denso Cassius, mai visto praticamente. Comunque, andiamo pure, continuiamo pure così. Axé sarà un giocatore che sarà scivolato sui taccuini delle grandi compagini in Belgio, in Olanda. E da tutte le compagini europee che a 22 anni non si erano accorti di questo astro nascente olandese. Comunque, va bene. Pensate, Van Hooijdonk, che ha giocato nel massimo campionato olandese e si è laureato vice cannoniere, è fuori dai convocati a Valles, però contestualmente andiamo a prendere dal campionato belga un giocatore che non è stato titolare neanche nel girone di ritorno, che ne dica qualcuno, ok? E l'abbiamo pagato 2 milioni di euro, e questo invece si aggregherà, ok, a Valles, o comunque dove si aggregherà il Bologna nella sua prosecuzione appunto in attesa di giocare la Coppa Italia, il campionato con la prima squadra. Qualcuno se mi spiega il perché. Va bene, comunque, tutto va bene. Io sono contento. Attenzione, se Usam El Azuzi si rivelerà essere il nuovo Hakimi, della. No, Hakimi no, perché Hakimi è un terzino. Ce l'ho sempre col fatto che sia un terzino o un mediano. Se si rivelerà essere, che ne so, il nuovo. Ma guarda, mi basterebbe che fosse il nuovo Meder. Guarda, non voglio neanche dire chissà che il nuovo giocatore, non so, un nuovo. Qual è un mediano altisonante che si potrebbe fare, ecco, non facciamolo perché non ce l'attiviamo. Comunque, questo è quanto. Vedremo il susseguirsi del mercato del Bologna, come si andrà a dipanare. Sicuramente il Bologna ci ha sorpreso, ha sorpreso i giornalisti che brancolavano nel buio facendo altri nomi. I giornalisti sarebbe meglio che lasciassero stare anche quello che scrivono poi negli articoletti. Quando il giocatore viene acquisito, perché se tu vai a scrivere la cosa che vi ho poc'anzi detto e poi c'è qualcuno che, un curiosone come me, va a vedere e va a sbugiardarli, si fa poi fatica a pensare che il Bologna possa aver visto il giocatore durante il campionato belga, quando questi per primo non ha praticamente mai zugato. Come cazzo è possibile? È come dire che un osservatore da qualche parte, per via del campionato che ha appena svolto, è rimasto interessato, per De Silvestri quando non ha mai zugato a momenti. Ma vabbè. Comunque, cos'altro volevo dire? Ma poi niente, volevo soffermarmi un attimino sopra la conferenza rilasciata ieri da Arnautovic, che l'abbiamo fatto forse con grido minore, e invece merita un approfondimento, in quanto a me Arnautovic, anche per come si pone, è un giocatore che piace e piace molto. Ieri ho visto una conferenza stampa veramente di un giocatore che ha una certa autostima, lo si evince, è un giocatore fatto e finito caratterialmente, lo si evince, ed è quel tipo di calciatori che noi abbisogniamo di un certo grip, di una certa grinta. E gli Arnautovic sono giocatori che, guarda, meno male che ci sono gli Arnautovic, perché altrimenti qua, ragazzi, si fa fatica, si fa fatica, si fa fatica per davvero. Adesso, anche con l'acquisizione del Usam Al-Azuzi, vediamo se poi non corrisponderà l'uscita, ad esempio, del Dominguez, che ho letto che ovviamente poco dovrebbe c'entrare appunto con l'entrata comunque di questo olandese barra marocchino. E anche qua voglio dire una roba, perché ho letto qualcheduno: ah, hai detto marocchino, ma ragazzo, è come se venisse a dare a te o a me dell'italiano, non c'è da offendersi. Se è marocco olandese, cioè marocchino olandese, siamo noi italiani che abbiamo dato, non si sa per quale motivo, no, l'effigie della parola marocchino come qualcosa di denigratorio. Ma dire marocchino significa di nazionalità del Marocco, quindi io non offendo nessuno. A dare del marocchino eventualmente ad Usam El Azuzi, attenzione ragazzi, perché la malizia sta poi nelle orecchie di chi ascolta, perché attenzione, non è un'offesa, non è assolutamente un'offesa. Io non mi offenderei se qualcuno mi desse dell'italiano, sinceramente. Comunque, se qualcuno si offende,
con questo dovrebbe porsi qualche domanda. Cos'è che stavo dicendo? Che poi facciamo delle digressioni, non mi ricordo. Ah, si stava parlando del Dominguez, che non dovrebbe comunque essere interessato appunto dall'acquisizione di questo marocchino olandese. Perché appunto viene per sostituire Medel e viene per fare il vice scouting, però altresì si deve registrare un interesse della Roma nei confronti del Dominguez, e sappiamo che Dominguez ha espresso nella conferenza stampa di 2 giorni fa il desiderio eventuale per sua soddisfazione personale di giocare le coppe. Quindi, casomai dovesse arrivare un'offerta che il Bologna reputasse idoneo, ho già letto tra l'altro qualche testata giornalistica che sta facendo le scale. Eravamo partiti da almeno 20 milioni, siamo scesi a 15. Ho letto Bologna potrebbe accontentarsi di 12, forse 10 milioni. Ora, ragazzi, stiamo a vedere. E colgo l'occasione qui sul finire di video per dire: lungi da noi, attenzione, andare a scambiare, come ho letto da qualche parte, ho anche sentito qualcheduno essere contento eventualmente andare a scambiare Solbakken con Dominguez, ma sarebbe una puttanata mai vista, sarebbe una troiata di veramente colossali proporzioni. Solbakken è un giocatore che, tra l'altro, valeva quel che valeva, che la Roma ha prelevato, penso, per pochi, forse addirittura era svincolato, non mi ricordo. Comunque, un giocatore che non valeva niente, un giocatore che ha giocato pochissimo in quel di Roma, e c'è un motivo, fidatevi: quel poco che ha giocato, secondo me, ha fatto vedere di essere un giocatore molto mediocre. E noi lo andremo a scambiare con Dominguez, cioè dovremmo essere fuori da ogni coppo, veramente dovremmo non avere idee di quello che stiamo facendo. Comunque, qua mi taccio, voglio sentire la vostra, se siete contenti dell'acquisizione di Usama El Aduzzi, se pensate che possa recitare un copione diverso rispetto a quello che non hanno fatto il Denso Cassius, o che appunto non farà a questo punto il Sydney Van Hooijdonk, o se invece ricalcherà le orme di Tomiyasu, tanto per citarne un altro, o di Ikei, okay, o comunque di qualcheduno, o dei Ferguson che sono stati andati a presi a poco, che si sono rivelati essere, diciamo, molto virtuosi. Detto è che però ci sono da fare delle dovute differenze, in quanto Ferguson, ad esempio, prelevato lo scorso anno dall'Aberdeen, era un titolare fisso inamovibile nell'Aberdeen e segnava anche fiotte di gol. Insomma, vedendo poi quello che ha fatto a Bologna, poteva appunto essere un campanello di buona presa. Se questo qua manco gioca in Belgio, qualcuno mi deve venire a spiegare come possa arrivare in Serie A ed essere utile alla causa. Non dico titolare, utile. Ma so, non so, mi sembrano quei 2 milioni veramente buttati così al casinò, come per dire: se è buono, magari poi lo rivendiamo chissà quanto, se non è buono, poi magari lo rivendiamo anche semplicemente ad 1 milione e ci andiamo in pareggio con la situazione, no, lì a bilancio, perché i giocatori che sono giovani poi sappiamo che si riescono a rivendere, basta che vengano prelevati dal campionato di nessuno, vengono in Italia, si fanno 5, 6, 7 partite, lo rivendi comunque ad 1 milione. Beh, ragazzi, un calciomercato fatto così, si fa fatica. Ditemi la vostra, boxomente a vostra disposizione, campanaccio attivo, iscrizione, condivisione, sempre pollice alto e mi piacino, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da bar.